siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Campoli in vocale agro del comune di Reggio Calabria. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita del campionato di promozione regionale Calabria, vocale Bagnarese. Si tratta dello scontro al vertice tra la prima e la seconda della promozione girone B Calabria. Passo a leggere le formazioni che sono in campo agli ordini del signor Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro, collaborato da Emanuele Grasso e Giuseppe Guerriero, pure di Catanzaro. Vocale Leonardi Mercurio Fava, Guerrisi Brancati Calarco, Secondi Foti, Barbuio Laurenti e Gatto. Bagnarese Romeo Barilà Spoleti, Corica Gianni Crupi, Corigliano Artuso, Sappiote De Marco e Cimarosa. Verrà ora osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Mazzeglio Vicini, ex commissario tecnico della nazionale. Come si sente e si vede, c'è una coreografia speciale oggi per questo scontro al vertice. Il vocale si schiera alla destra dei nostri teleschermi, casacca blu, pantaloncini e calzettoni rossi. Bagnarese alla sinistra con il tradizionale abbigliamento bianco-azzurro a strisce verticali, pantaloncini bianchi come i calzettoni. La terna arbitrale, lo ricordiamo, Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro, collaboratori o assistenti Emanuele Grasso e Giuseppe Guerriero. Tutto è quasi pronto, via. Manovra Foti, accorda questo pallone sulla destra, palla che penetra nelle retrovie bagnarese. L'ultimo a toccare un giocatore locale, si tratta di Barbuio che spedisce il pallone in palo laterale all'altezza della tre quarti, già battuto, un colpo di testa da parte. Ancora Foti, limite dell'area, va al tiro, c'è una deviazione e assisteremo quindi al primo calcio d'angolo del match con il solito schema, grappolo di uomini in area, 21 giocatori nella metà campo avversaria, vocale che da subito cerca di sbloccare il risultato. Parte il cross, palla fuori aria, la insegue Mercurio, Foti, il regista della squadra, ancora Foti.
questi è Fava col suo interno sinistro, insegue Foti ed è lui l'ultimo a toccare a parere dell'arbitro, ecco il motivo di questa rimessa laterale a favore della formazione della Costa Viola. Sono in compagnia di Domenico Geria di Reggio nel pallone. Sì, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con questa partita. Scontro al vertice. Sì, una partita che si attendeva da quest'estate, ha avuto una bella premessa in Coppa Italia lo scorso ottobre e adesso si è arrivati a questo snodo cruciale della stagione. Mancano 10 partite e questa potrebbe davvero essere significativa per quello che sarà il finale di stagione. C'è una coreografia speciale, striscioni, bandierine, bandieroni. Sì, i tifosi della Bagnarese in particolare sono sempre molto calorosi, seguono sempre la loro squadra e si sono mobilitati in massa per questa trasferta molto importante che potrebbe essere decisiva per la loro squadra. 2 minuti e 50 nella prima frazione di gioco al Campolo di Bogale e sempre 0-0 fra i locali. Capolista del girone B della promozione, Foti, finisce a terra, tutto regolare per l'arbitro, poi arriva Guerrisi e sparacchia alla meno peggio. C'è il primo richiamo. Sì, probabilmente c'è molta tensione in campo, entrambe le squadre sanno che la posta in palio è davvero alta e speriamo che tutto si mantenga nei canoni del sano agonismo e nulla di più. Certamente per queste partite non serve un arbitro tollerante, paziente, compressivo, cedevole, flessibile, arrendevole. Sì, serve un arbitro di polso che sappia gestire al meglio gli animi in campo, sempre pronti a surriscaldarsi. Speriamo che il signor Viapiana, che è sempre stato un ottimo arbitro, quest'oggi riesca a mantenere sul piano della tranquillità questa partita, che i calciatori soprattutto lo aiutino anche in questo. 4:20 nella prima frazione di gioco al Campolo di Bogale, sempre 0-0 fra i locali e la Bagnarese. Prima e seconda della classe. Un bel pallone che però non penetra. Il Bogale si è, diciamo, buttato in avanti, tra virgolette, alla ricerca del gol del vantaggio. Sì, fin dai primi minuti il Bogale sta cercando di fare la partita, sa che è importante trovare un gol subito. Per poter poi incanalare la partita sui propri binari. Certo non è facile contro la Bagnarese, che è la miglior difesa del campionato, ha subito appena 9 reti in 19 partite, insomma, anche se oggi mi pare che ci siano delle assenze degne di nota. Sì, molte assenze importanti Kunderi e Tripodi infortunati e Giovinazzo squalificato. Sì, in particolare per quanto riguarda la prolificità della Bagnarese, Kunderi è il bomber della squadra con 8 reti, Giovinazzo arrivato a dicembre ha già andato a segno 3 volte, quindi insomma da un punto di vista della prolificità la Bagnarese può risentirne, anche se in avanti c'è Valerio Saffioti, che è anche l'allenatore della formazione biancazzurra, la sua esperienza potrà essere molto d'aiuto alla squadra. I sostituti comunque saranno all'altezza della situazione. Sì, sicuramente sarà una partita davvero importante anche per quanto riguarda le alternative che ha a disposizione la Bagnarese, dovranno dimostrare di non far rimpiangere i compagni assenti. 6 minuti nel primo tempo al Campolo di Bogale, agro di Reggio Calabria, e sempre 0-0 fra Bogale e Bagnarese. Si alza la bandierina del collaboratore di fascia, il signor Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro, che assegna una rimessa laterale a favore degli ospiti già battuta.
viene spinto lateralmente con motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara a favore della formazione di casa. Sulla linea di battuta c'è Foti col suo piattone verso Secondi. Ancora Foti. Finta e doppia finta. Poi d'esterno destro finché il pallone arriva dalle parti di Gatto, circondato da due o tre avversari, finisce col perdere palla, ma conquista una rimessa laterale già battuta. Viene spinto lateralmente, tutto regolare per l'arbitro. Il gioco riprenderà con una rimessa laterale a favore dei biancazzurri. Par di capire che assisteremo a una Bagnarese attendista. Da questi primi minuti sembra così, anche se questa Bagnarese è molto pragmatica, sa quando attaccare, sa quando colpire l'avversario, e sicuramente il Bocale è partito col piede sull'acceleratore, ma questa Bagnarese si getterà in avanti molto presto a caccia del gol. D'altronde deve recuperare il gap di 3 punti. Iniziale 4-4-2 può diventare 4-3-2-1 o 4-3-1-2. Sì, molte possibili varianti per l'11 in campo, la duttilità di alcuni elementi si presta anche a queste possibili soluzioni a seconda della situazione di gioco che si va a creare. Bocale in avanti, parte un cross, perde palla il portiere, ma naturalmente non si tratta di gol annullato. No, assolutamente, è stata una carica sul portiere da parte di Gatto. Il direttore di gara ha fischiato molto prima che il pallone terminasse in rete, quindi è semplicemente un fallo in attacco. Il Bocale deve fare la partita non tanto per rivendicare nulla, ma quanto per fare proprio la gara per vincere e per spiccare il volo. Sì, c'è questo vantaggio di 3 punti da amministrare in maniera anche intelligente, se vogliamo, perché questo vantaggio consente alla formazione di La Face di poter gestire l'incontro e poter capire quando è il momento giusto per sferrare un possibile colpo decisivo. L'arbitro pare deciso a non estrarre i cartellini. Fino a questo momento ci sono stati sì 3-4 falli, ma tutto regolare. Probabilmente il metro dell'arbitro consiste nel evitare finché è possibile di estrarre i cartellini gialli, probabilmente per non surriscaldare troppo gli animi in campo. Gestendo in questo modo la partita, se i falli non sono cattivi, forse si può mantenere sul piano dell'agonismo senza eccessiva violenza. 10 minuti nel primo tempo al Campoli di Bocale, 0-0 fra la formazione locale del presidente Filippo Cogliandro, allenata da Filippo La Face, e la Bagnarese di Tonino Denaro e mister Valerio Saffioti. C'è un affondo ora degli ospiti. Che sollecitati. Dai tifosi, Skinhead e Warriors. Si fanno vedere dalle parti di Leonardi con questo tiro cross. Finisce gamba all'aria il difensore del Bocale, caricato irregolarmente da un attaccante ospite, Brancati.
caricato appunto da Artuso, che induce l'arbitro a concedere un calcio piazzato a favore della formazione di casa. Con il suo piattone Leonardi cerca di mettere in movimento Secondi. Barbuio contende senza successo però una palla a Corica. Può partire il contropiede biancazzurro. Rinviene dalle retrovie Mercurio. E c'è ora una rimessa laterale a favore della formazione della Costa Viola. Dopo 12 minuti. Calcio d'angolo. Parità anche dei tiri dalla bandierina. Solito grappolo di uomini in aria. Rullo di tamburi. Adrenalina che si impenna come il Machu Picchu. Arrivano le torri, l'arbitro convoca gli antagonisti, nei calci d'angoli o d'angolo. Si assiste, come tutti sanno, a una danza particolare, spinte contro spinte, colpi proibiti, e finalmente può partire il corner. C'è una spinta di troppo e l'arbitro sanziona con un calcio piazzato fuori dalla formazione di casa. La Bagnarese non pare rassegnata per nulla, anzi quando capita l'occasione tenta di andare in gol. Sì, d'altronde la dimostrazione sono state queste ultime azioni che ha creato la formazione ospite, che ha nel suo 11 elementi di grande qualità come Corigliano, Artuso, lo stesso mister Saffioti, tutta gente che è in grado di poter colpire in qualunque momento, e deve solo capitare la palla giusta. Fa buona guardia la difesa ospite. Barbuio rivendicava la concessione di un calcio d'angolo, non è dello stesso avviso l'arbitro. Romeo sistema il pallone sul vertice sinistro dell'area piccola e quindi spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Un colpo di testa da parte di un difensore locale. Pare un arbitro più predisposto al dialogo che alla repressione. Non è male, la nuova generazione di arbitri dovrebbe rispecchiare un po' queste caratteristiche. Con il dialogo si può arrivare molto più lontano che non estraendo cartellini gialli in quantità. Quindi speriamo che questa sia la scelta giusta, di poter dialogare con le due squadre, con i calciatori, in modo da sedare un po' gli animi qualora dovessero surriscaldarsi. Punizione per la Bagnarese. Un quarto d'ora nel primo tempo, sempre risultato ad occhiali. Palla che viaggia verso Barbuio, non aggancia Foti ma rimedia in qualche modo Mercurio. Ne viene fuori una rimessa laterale a favore della formazione di casa. Con questo lancio in avanti, Secondi circondato. Mi sembra che Secondi e anche Barbuio siano circondati da una serie di difensori arcigni.
Sicuramente sanno bene i difensori della Bagnarese che hanno di fronte due calciatori dalle indiscusse doti tecniche. Secondi parte molto da lontano quest'oggi, come fatto anche una settimana fa contro la Gioiese, parte praticamente da mezzala e si va ad inserire in mezzo agli attaccanti. Barbuio più è un centravanti atipico, non è il classico di sfondamento, gioca molto con la squadra. E non osiamo dire se siano mastini, pitbull o rottweiler. Sicuramente sono davvero arcigni e rocciosi. I pochi gol subiti dalla Bagnarese in campionato ne sono la dimostrazione migliore. Lo spettacolo fino a questo momento è gradevole, seppure non stiamo assistendo certamente a un match con le bollicine. No, si vede che le due squadre sono determinate ad ottenere il massimo risultato, si stanno ancora studiando, però non si stanno trattenendo dall'esprimere un buon gioco, anche se le occasioni da rete fino al momento non se ne sono viste concrete. I due portieri sono rimasti fino al momento inoperosi. Diciamo che i portieri, usando un eufemismo, abbiano timbrato presso il locale ufficio di collocamento. Per il momento sì, questi primi 18 minuti di partita hanno detto questo, solo ordinaria amministrazione sia per Leonardi che per Romeo. Vedremo se nei rimanenti 70 rotti minuti di partita potranno essere maggiormente impegnati, magari ci potremo divertire ancora di più anche noi sugli spalti. 18 minuti nel primo tempo, attacca il vocale, è andato al tiro. Sì, ci ha provato Barbuio, la prima vera iniziativa dell'argentino, ricordiamo ha segnato 5 gol in 6 partite da quando è arrivato a Bocale a dicembre. È stato un acquisto azzeccatissimo che è andato a sopperire anche all'infortunio patito da Postorino 4 partite fa e che ancora sarà assente per qualche settimana. Da quel che si vede in campo pare che la gabbia di Saffioti funzioni fino a questo momento. Sì, è un calciatore di grande carisma, tecnica, talento, esperienza, ha saputo infondere nel gruppo una grande carica che lo rispecchia appieno. Tanto ci prova dalla distanza, Guerri si prova a trovare il gol dell'ex che però non è arrivato, è ancora secco in questa stagione Guerrisi, che fino allo scorso anno indossava proprio la casacca bianco-azzurra. È arrivato col corpo proteso all'indietro. Sì, non era in posizione ottimale per mantenere il pallone all'altezza giusta, infatti la sfera è schizzata alle stelle, fosse arrivato con la giusta posizione del corpo, per Romeo sarebbe stata una situazione molto difficile e impegnativa sicuramente. E stavolta l'arbitro non può fare a meno. A questo punto sì, il cartellino giallo ci sta probabilmente per far capire alle squadre che va bene il dialogo, però alla fine i cartellini ci sono e vanno utilizzati quando occorre. Si tratta di Corica, il primo ammonito della partita per questo intervento a metà campo. Fallo tattico all'altezza della linea centrale del campo. Si è evitato una ripartenza del vocale che poteva essere pericoloso, si sa quanto i calciatori di La Fage sono pericolosi quando partono in progressione, in velocità, quindi un sacrificio da parte del numero 4 della Bagnarese obbligatorio per salvare la propria squadra da una possibile situazione svantaggiosa. Parigi val bene una messa, una ammonizione per fermare le ripartenze. Sì, si utilizza spesso il fallo tattico, anche se come abbiamo visto da questa punizione è nato un possibile pericolo lo stesso per la difesa della Bagnarese. Il tiro di Barbuio dal limite però è stato contrastato ed è arrivato docile tra le braccia di Romeo. Incessante il tam tam degli irochesi, dei Cipeu e dei Chiricahua. Sono molto calorosi i tifosi della Bagnarese, lo hanno dimostrato sempre in qualunque partita. Secondo cartellino. Eh sì, arriva il giallo anche per Guerrisi, fallo e ammonizione per l'ex calciatore della Bagnarese. Cosiddetto di sbarramento, l'arbitro ha lasciato correre nei primi minuti sperando che il match si incanalasse sui binari
diversi da quelli che invece a cui stiamo assistendo. Sì, anche se bisogna dire non c'è stata violenza finora negli interventi, solo sano agonismo, e come ho detto anche in precedenza speriamo si mantenga per tutta la partita su questo livello e non si ecceda in gesti estremi. 21 minuti e 30 nel primo tempo, attacca la Bagnarese. 21 giocatori nella metà campo del Bocale. Un tiro che è sibilato accanto al montante di sinistra. Sì, la prima vera conclusione pericolosa di questo match arriva a metà del primo tempo praticamente, siamo al 22esimo, il tiro però non era nello specchio, quindi Leonardi ha potuto gestire assistendo al pallone, vedendo il pallone che usciva comunque alla sua destra senza preoccupazioni. È un match vero, un match palpitante. Si rischia veramente di farsi saltare il tappo della valvola mitralica. E si sapeva che questa sarebbe stata una partita dalle emozioni intense, ancora sotto il piano delle occasioni da rete latitano, però si vede traspare proprio dai 22 in campo e dai componenti della panchina quanto sia importante la posta in palio quest'oggi, quanto sia importante questa partita che comunque riserva ogni anno emozioni sul piano del campanilismo e della rivalità sportiva. 22 minuti e 50 nel primo tempo al Campoli di Bocale, agro del comune di Reggio Calabria, e sempre 0-0 fra la formazione locale prima in classifica e la Bagnarese. Attacca ora la formazione di casa alla ricerca del gol del vantaggio. Spiove un cross in area, fanno buona guardia i difensori bagnaresi e allora Mercurio dialoga con il laterale a sostegno Guerrisi e da Foti. Ancora sul piano atletico è spettacolare, comunque è una partita valida. Sono le prime della classe, sono le favorite del campionato fin da agosto, anche se hanno a che fare con altre due realtà importanti come Gioiosa e Avrico, però sicuramente queste sono due squadre che fin dall'inizio hanno mostrato un calcio diverso, un livello diverso, e soprattutto sono giunte a questo appuntamento su un piano fisico e atletico importante, proprio per dare vita ad un match entusiasmante che ancora riserverà molte, molte emozioni. Entrambe hanno militato nel campionato di eccellenza, la Bagnarese anche in quello di Serie D. Due squadre che hanno un certo blasone, anche se la Bagnarese storicamente è più anziana, se così vogliamo dire, ha diversi trascorsi anche in interregionale, in eccellenza. Bocale invece ha poco più di 30 anni di vita, però diversi campionati di eccellenza nell'ultimo ventennio, e punta deciso a ritornarci dopo averla perduta 3 stagioni fa in malo modo. Squadre molto abbottonate, molto prudenti, che badano al sodo. E il primo non prenderle, probabilmente questo è il dettame da parte dei due tecnici, perché si sa che se vai in svantaggio in certe partite poi tornare in partita a recuperare il gol di distacco diventa impresa complicata, anche perché abbiamo a che fare con due difese molto molto qualitative, e anche se il Bocale ha subito 7 gol in più, però nelle ultime partite è andato molto meglio sul piano dell'equilibrio difensivo. La filosofia non ci azzecca, ma i latini dicevano primum vivere de inde filosofari. E questo sarà
probabilmente anche la chiave della partita, perché bisogna cercare di mantenersi sull'equilibrio per trovare poi il giusto guizzo. Chi rompe paga, i coach sono tuoi. Vedremo un po' chi romperà per primo e porterà a casa i cocci, in questo caso sarebbero davvero di soddisfazione. 26 minuti e 32 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Campoli di Bocale, sempre 0-0 tra la formazione locale e la Bagnarese. Tanto si alza la bandierina dell'assistente di fascia destra per segnalare una posizione di offside già battuta. Con tutta calma parte sempre da lontano la manovra dei padroni di casa. Attenzione, cross. È una buona iniziativa da parte, se non vado errato, di Gatto, il giovane talento del Bocale, classe 2001, che ha ricevuto anche la chiamata nella nazionale Under 17 dilettanti. Una soddisfazione sia per il ragazzo che per la società. Ora questa buona iniziativa sulla destra ha guadagnato un calcio d'angolo che può essere una ghiotta chance per il Bocale, che tante volte in questa stagione ha colpito sui calci piazzati. Grappolo di uomini in area, solito schema. Parte il traversone, palla che spiove, entrano in tre, nessuno colpisce, ma la palla a parere dell'arbitro aveva già superato, quindi il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo campo. Sembra quasi una partita a scacchi. Sì, di fatto è questo, al primo errore di una delle... Vedremo chi darà lo scacco matto. Esatto, vedremo se ci sarà lo scacco matto da parte di qualcuno approfittando di un errore di una delle pedine in campo, oppure se alla fine si arriverà alla situazione di stallo, come per il momento è la situazione con questa parità che persiste dopo quasi mezz'ora di gioco. Palla che spiove sulla tre quarti, svetta il difensore, ma la palla è sempre manovrata dagli avanti locali. Cerca di incunearsi, perde palla, si trattava di Mercurio. Ci mette una pezza Guerrisi, palla in fallo laterale all'altezza del centrocampo già battuto. Bagnaresi in avanti. Tutto regolare per l'arbitro. Spiove una palla. Bel gesto atletico da parte del difensore di fascia Spoleti. Intanto c'è stato questo tiro dalla lunga distanza. Leonardi ha visto sibilare il pallone di poco sopra la traversa. Sì, poco fa un bel gesto atletico in netto anticipo da parte di Barilla, che è andato ad anticipare Barbuio. Poi l'azione è proseguita e questa staffilata dalla distanza di Cimarosa, che è andato ad impensierire Leonardi. Si diceva del bel gesto di Spoleti, un gesto atletico che poteva far male. Un gesto atletico però fatto con attenzione. E per fortuna non ci sono state conseguenze, il gesto è stato preciso e non nessuna... Basta un episodio per decidere un match anche come questo. Sì, un pallone sporco, un pallone perso nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Basta davvero un attimo per cambiare le sorti di una partita e di un'intera stagione. Calcio piazzato per i padroni di casa, Pinito gamba all'aria Guerrisi. Intanto c'è un giocatore bianco-azzurro
a terra e viene soccorso addirittura da un avversario, un gesto di amicizia. Sì, due calciatori d'esperienza come Saffioti e Calarco, dalla grande sportività ci sta a vedere, è sempre bello vedere certi gesti di solidarietà tra avversari, anche in partite di questo livello, di questo tipo, con una posta in palo elevatissima. Un tiro cross di Foti sortisce una rimessa laterale, dialogo tra sordi e muti in questo momento. Non si sono capiti Fava e Laurendi, il pallone è terminato di fatto al portiere della Bagnarese su questa rimessa laterale che poteva essere sfruttata meglio dai calciatori del Bocale. Laurendi mette il pallone a terra, c'è un fuorigioco cosiddetto di rientro e il capitano del Bocale consegna la sfera a Saffioti. Il trainer calciatore. Sì, ha intrapreso quest'anno questa carriera Saffioti da allenatore, ma sta trascinando la squadra anche in campo, più volte è stato decisivo anche con i suoi gol, quindi non è solo una guida tecnica ma anche agonistica, lo dimostra mettendosi in gioco giorno per giorno in allenamento e in ogni partita. Questo dovrebbero i giovani anche apprendere da calciatori come lui. C'è stata qualche smagliatura, ne approfitta la Bagnarese per portarsi in avanti, attacca ora la formazione della Costa Viola, viene atterrato Foti. C'è una protesta di troppo, subito smorzata con un'occhiataccia da parte dell'arbitro. Sì, sta mantenendo la calma in questa partita, anche i cartellini gialli di prima hanno sortito probabilmente il loro effetto, non ci sono stati più interventi fallosi di un certo tipo. Attenzione a questa occasione per il Bocale con Barbuio, scarica all'indietro per Guerrisi, prova l'imbucata, viene murato dal difensore della Bagnarese, allarga su Fava. Il cross di Fava, il colpo di testa tentato da Secondi, la palla arriva quasi a gatto, a Laurenti, anticipato però da Crupi. Uno dei giovani più interessanti della formazione della Costa Viola, appunto quel Crupi classe 99. Sì, finora si è ben disimpegnato sulla corsia di sinistra, ha coperto bene le offensive da parte di Laurendi quando agisce su da quella parte, appunto. Anche Gatto si era spostato di là, aveva avuto quella buona iniziativa prima, però sempre Crupi lo ha murato bene, si sta dimostrando un elemento di qualità. In vetrina anche l'altro gioiello, Cimarosa, classe 98. Sì, Cimarosa che prima con quella staffilata ha sfiorato la traversa, è uno dei calciatori più prolifici della Bagnarese, anzi in assenza di Kundari è di fatto lui il bomber della squadra in campo, avendo segnato già 4 reti in campionato. Insomma, un giovane di prospettiva che può far male se sottovalutato. Conquista di prepotenza una rimessa laterale Barbuio. Arriva la prima rete di questo match, un colpo di testa magistrale, micidiale di Secondi, il bomber del Bocale, e viene ora letteralmente sommerso dagli abbracci, dalle pacche
lo stanno proprio stropicciando, strapazzando. Un gran gol di Secondi, l'ottavo per lui in campionato, non segnava da diverse partite, ha raccolto perfettamente il cross di Fava e ha girato in rete il vantaggio del Bocale al 36esimo minuto, gol molto pesante, molto importante in questa partita, e un gol che replica quello che aveva segnato già contro il San Luca nella gara di andata, sempre un cross di Fava e lo stacco dell'argentino. Per questo un gol in fotocopia, ma dal peso specifico davvero molto più elevato. Tutto merito dell'argentino che ha danzato il tango sulla fascia. Sì, un'ottima azione sulla corsia di sinistra, poi il cross di Fava e l'argentino Secondi si balla il tango a Bocale con i gol dei due argentini in queste settimane. Sembrava una palla innocua e inoffensiva. E invece il talento di un calciatore che con queste categorie c'entra ben poco l'ha trasformato in una rete che vale il vantaggio del Bocale. Tutto questo dopo 36 minuti nel corso della prima frazione di gioco. Vediamo ora quale sarà la reazione degli ospiti che si trovano sotto di una rete a zero. Il gol è stato messo a segno dal bomber Secondi con un colpo di testa che si è infilato a fil di palo quasi sotto l'incrocio. Domenico Geria. Non ha potuto nulla il portiere Romeo, assolutamente incolpevole in quell'occasione. Certo l'inserimento da dietro di Secondi ha lasciato di stucco la difesa della Bagnarese, la scelta tattica di Laface di schierarlo non nel reparto avanzato ma come interno di centrocampo sta sortendo i suoi frutti, perché sia in regia, in costruzione, in rifinitura e anche con gli inserimenti in mezzo e la finalizzazione, Secondi sta portando ottimi risultati. Non sappiamo se sia stato un allentamento della pressione oppure un gesto atletico del bomber. Beh, in questi casi probabilmente sia l'una che l'altra soluzione sono corrette, il gesto atletico e tecnico dell'autore del gol, ma anche una disattenzione difensiva, si sa, come abbiamo detto prima, è una partita a scacchi, basta una minima disattenzione di una pedina e l'altro può andare a fare scacco. Una difesa arcigna con una marcatura asfissiante, non aveva concesso nulla all'avversario fino a questo momento. Questo dimostra sia le qualità della Bagnarese, che fino al momento appunto non aveva sbagliato nulla, sia anche le qualità offensive di un Bocale. È andato a segno già con questo 34 volte in questa stagione, 22esimo gol in casa. La prolificità della squadra di Laface si dimostra anche in queste situazioni, approfittare del minimo errore, un po' come era accaduto a San Luca, praticamente due gol sulle uniche due occasioni create nell'arco dei 90 minuti. Barbuio ancora non ha segnato, ma ha favorito la segnatura del Bocale. Barbuio lavora molto per la squadra e anche nelle altre partite ha sempre lavorato molto per la squadra in funzione dei compagni, però ha trovato ben 5 volte in 6 partite il guizzo giusto per andare a segno, una media gol di quasi uno ogni 100 minuti, mica male per un calciatore che era arrivato al Bocale a dicembre come oggetto misterioso dopo aver fatto panchina alla Reggio Mediterranea per tutta la prima fase della stagione. Un arbitro fino a questo momento degno di nota, carismatico, tranquillo, sereno, beato, serafico. Sì, non ha sbagliato nulla, il signor Viapiana la sta gestendo bene questa partita, vedremo se riuscirà ad essere preciso fino alla fine, così come è stato fino al momento, non ha commesso sbavature, sta portando avanti la partita in tutta tranquillità. La sezione di Catanzaro ha sfornato tutta una serie di arbitri, qualcheduno è arrivato pure alla massima serie, sarà contento l'attuale presidente dell'AIA regionale Francesco Longo.
E tante volte si è assistito a polemiche per arbitraggi, errori arbitrali. D'altronde questi sono ragazzi giovani, però ogni tanto in mezzo ai tanti ragazzi giovani che commettono errori ci sono anche quelli che fanno passi avanti, arrivano anche in categorie superiori perché lo meritano, perché hanno il carisma da vero arbitro, possono puntare ad una carriera di un certo livello. Ecco la risposta della Bagnarese. Sì, stanno stringendo d'assedio adesso i biancazzurri la difesa dell'area di rigore del Bocale. Un altro calcio piazzato, poco fa uno non ha sortito effetto. Vedremo se quest'altro pallone verrà scodellato in mezzo, potrà creare qualche grattacapo a Leonardi. E la risposta al ragazzo della via Gluck? Staremo a vedere se questa risposta arriverà. Siamo a 3 minuti dalla fine del primo tempo, arrivare all'intervallo col gol di vantaggio per il Bocale potrebbe essere davvero molto importante per poter preparare psicologicamente bene la seconda frazione di gioco. Miracolo! Grande parata di Leonardi, era stato messo in difficoltà dalla deviazione di testa di un compagno su questo calcio piazzato. Il pallone è stato messo oltre la traversa con un colpo di reni. Leonardi dimostra la grande qualità tecnica e l'esperienza che lo contraddistingue. Sullo slancio atletico evidentemente l'airbag non ha funzionato, l'ABS. Sì, c'è stato finito a terra il calciatore del Bocale, non ho visto di chi si è trattato, che ha deviato il pallone verso la porta di Leonardi, è finito a terra, speriamo non sia nulla di grave, che possa riprendere il gioco al più presto. Viene portato a bordo campo probabilmente, l'arbitro si è andato a sincerarsi se stesse sanguinando o meno. Calcio d'angolo per la Bagnarese, 43 minuti nel primo tempo, sotto di una rete a zero, ma la Bagnarese ci crede e si lancia in avanti con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti. Una cucchiaiata da distanza ragguardevole che non incanta proprio nessuno, e men che meno l'attento Leonardi, che poco fa si è reso protagonista di un intervento decisivo agli effetti del risultato. Sì, due interventi importanti già da parte di Leonardi in questo primo tempo a difesa della sua porta. Il tentativo dalla distanza del calciatore della Bagnarese è stato impreciso, fosse stato nello specchio della porta per il portiere del Bocale avrebbe dovuto comunque disimpegnarsi con attenzione. Si tratta di palloni sempre molto insidiosi questi. Finiscono a terra due giocatori del Bocale sotto gli occhi del guardaline, che però non segnala niente al direttore di gara, il signor Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro, collaborato appunto da Emanuele Grasso e Giuseppe Guerriero. Una terna arbitrale ben assortita, gente di esperienza, gente carismatica, gente navigata. Sì, stanno dimostrando di essere una terna arbitrale ben coesa, che sa gestire bene gli incontri, non a caso sono stati designati per una partita tanto delicata. 45esimo, 1-0 per il Bocale, viene spinto lateralmente Foti sotto gli occhi dell'arbitro, che è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato fuori dalla formazione di casa. Ormai si attende soltanto il triplice fischio di chiusura dell'arbitro. Questo è il momento del bilancio del primo tempo. Domenico Geria. Sì, siamo nel recupero, abbiamo assistito a un primo tempo agonisticamente molto, molto vivo, le due squadre si sono date battaglia, la Bagnarese ha creato forse più occasioni da gol, il Bocale si è affacciato spesso in area di rigore senza impensierire il portiere, poi ha trovato la rete con quel splendido cross di Fava, il colpo di testa di Secondi, con questo gol sta per andare a riposo, adesso c'è una nuova
punizione dal vertice dell'area di rigore, una possibile nuova situazione pericolosa per la Bagnarese. Tieni pure la linea? Sì, si appresta a battere questa volta dal vertice dell'area della Laurenti, da quella posizione potrebbe anche tentare il tiro in porta, non è nuovo a queste sortite, il numero 10 del Bocale indosso la fascia da capitano, parte Laurenti, il tiro è basso, viene smorzato dalla difesa, dalla barriera, prima di spazzare l'area però arriva il duplice fischio dell'arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi. Tiriamo le somme. Sì, un bel primo tempo, molto acceso, si chiude col Bocale avanti di un gol, c'è stato grande equilibrio, di sicuro la Bagnarese è ancora viva e vegeta, lo ha dimostrato dopo la rete anche con una buona reazione, Leonardi ha fatto buona guardia, vedremo se nella ripresa come le due squadre approcceranno i secondi 45 minuti di gioco e come le due panchine anche potranno interagire con le squadre, con le sostituzioni e se queste porteranno cambiamenti sul risultato. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.